Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Istat, fiducia a livelli pre-crisi. Renzi, l'Italia ci crede. Strasburgo, ok a insetti, vermi e larve sulle tavole europee. Roma, Marino non scioglie il nodo delle dimissioni. Siamo tornati ai livelli pre-crisi, l'Italia ci crede, ma la pagina migliore deve ancora venire. Così il premier Renzi da Lavana commenta i dati Istat sul ritorno della fiducia tra imprese e consumatori, tra i quali è al top da 13 anni. Insetti, vermi, larve, scorpioni e ragni sono i nuovi alimenti che potranno arrivare sulle tavole degli europei, sempre se avranno il via libera dell'Agenzia Europea della Sicurezza Alimentare. Il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria a Strasburgo, ha approvato le nuove regole per semplificare le procedure di autorizzazione dei nuovi alimenti. Giunta solo tecnica e nessun annuncio sul ritiro delle dimissioni. Ignazio Marino non scioglie il rebus di quello che ormai è diventato il caso Roma. Il sindaco starebbe valutando l'ipotesi di una marcia indietro per arrivare a un confronto in aula. Domani intanto si terrà una nuova giunta, sul tavolo la pedonalizzazione completa dei fori. Milano si riappropria del ruolo di capitale morale d'Italia in un momento in cui Roma non sta dimostrando di avere gli anticorpi. Parola di Raffaele Cantone, presidente dell'anticorruzione. Il modello Expo, ha aggiunto, è difficile da esportare senza una sinergia istituzionale. Graffette all'interno di un panino distribuito alla mensa dei bambini di una scuola elementare. È allarme a San Giorgio a Cremano, vicino Napoli, dove il sindaco ha denunciato l'episodio con tanto di foto pubblicata su Facebook. Ora sarà la magistratura a fare luce sul caso. È stato ufficialmente esonerato dal Bologna il tecnico Delio Rossi. L'allenatore romagnolo paga il negativo inizio di stagione con i rossoblù terzultimi con 6 punti in 10 partite. In pole per la successione l'ex tecnico del Parma Roberto Donadoni.